Ci piace l'intraprendenza di questi ragazzi che vogliono superare sempre i propri limiti, e proprio di questo parliamo stamattina, di superare i propri limiti, come ha fatto Nicolas Locori, portando avanti il suo progetto che si intitola appunto Oltre il Limite. Parliamo di ultra triathlon, che vuol dire sostanzialmente che si triplicano più o meno le distanze. Nicolas, è così? Buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti, grazie. Oltre la triplica delle distanze non è proprio esatto, nel senso che comunque non ho guardato le distanze, ma più che altro lo spostamento nello spazio. Sono partito da Rio Maggiore alle Cinque Terre e mi sono spostato verso la mia città, che è Spezia. Poi da lì ho preso la bicicletta, la parte di nuoto è circa 17 km, e poi ho preso la bicicletta, sono arrivato a Belluno, e da Belluno ho proseguito sulla prima via delle Dolomiti, che è di circa 120 km. Quindi ho unito quello che è il mare e la montagna, due sì. cose a cui sono molto legato, ecco. Prima di proseguire, facciamo un attimo un riepilogo dei numeri: 17 km a nuoto, 450 km in bici, 120 km di camminata. È impressionante. La verità, sai qual è? Ti devo dire la verità, Nicolas, che anche solo ascoltando le cifre che Luigi ci ha ricordato, che tu hai. Ci avevi dato en passant, noi tre, ma non solo, chiunque stia ascoltando, stiamo già sudando. In più Santarelli c'ha anche solo pensiero. C'è anche il, io poi c'ho anche il gilet d'estate, quindi figura. Problemi di sudorazione. Ora, il problema qui, oltre che il dato fisico però, Nicolas, è eminentemente, credo di poter dire, mentale, nella fase di preparazione e ovviamente di esecuzione poi di un'impresa del genere. Al di là della classica domanda, ma chi te lo fa fare? Come si gestisce l'aspetto psicologico? Ma cioè, ovviamente deve nascere tutto da una motivazione forte, interiore, che ti spinge a voler fare questa cosa senza che ci devi troppo pensare su, cioè te la devi proprio sentire. Io il progetto, ad esempio, Oltre il Limite del 2019 mi è venuto proprio da un'idea e da un attimo, mentre mi stavo comunque già allenando molto, e da questa cosa è nato il progetto Oltre il Limite. Quest'anno l'ho voluto riproporre nonostante il problema lockdown e Covid, quindi l'allenamento è stato, la preparazione molto difficile, e non a dettaglio proprio di quello che poi sarei andato a fare, perché infatti è difficile gestire la parte finale della corsa, ero proprio molto affaticato, non mi sono riuscito a gestire come avrei voluto, però l'ho finita, ecco, tra virgolette. Poi l'obiettivo è stato raggiunto, questo, esatto. Intanto, è quello che conta. Scusate, ma sono proprio anche mi sono appena svegliato da quasi tre giorni che non dormivo, quindi sono un po' in coma. No, tranquillo, noi al tuo posto semplicemente non ci saremmo più svegliati. Quindi, più svegliati, direi che ti possiamo concedere assolutamente. Nicolas, ti voglio chiedere questo. Allora, da un lato, come sottolineava poco fa Fulvio, c'è l'aspetto mentale. Dall'altro, secondo me, ma lo chiedo naturalmente a te, c'è la vicinanza delle persone, no? Quando si decide di fare una cosa grande, cimentarsi in un'impresa, ci deve essere anche una vicinanza, devi avere qualcuno vicino su cui contare, sia per i momenti di debolezza, sia per un naturale incoraggiamento. Sì, assolutamente, hai detto una cosa giustissima, nel senso che questa cosa avrei potuto sicuramente farla in un altro modo, magari in solitaria e tutto, ma ho creato uno staff invece, cioè volontariamente, di persone di cui mi fido e di cui, quando sono stato in difficoltà, perché ci sono momenti ovviamente in cui sei in difficoltà, mi hanno aiutato anche solo la loro presenza, e quindi posso farti dei nomi come Edoardo Moscatelli, come Gianluca Cipollini, come Davide Buglione, poi l'assistenza con Annalisa Rolla, certo. E il grande Nicola Briamonte, che mi ha curato tutto quello che era la comunicazione tra l'esterno e l'interno di Oltre il Limite durante gli spostamenti, perché la difficoltà è gestire lo spostamento nello spazio, che non è facile gestirlo dal mare fino alla montagna con 10 persone, esatto, di staff, specialmente con delle cifre, con delle distanze così grandi. Ricordiamolo tra l'altro, così en passant, nel salutarti, che tu non sei uno sportivo, cioè fai altro nella vita, fai rappresentante, quindi esatto. Un'impresa del genere ti dà ancora più onore, Nicolas. Speranza anche per noi. ovviamente Nicolas, a differenza dei rappresentanti normali, va a piedi, cioè porta qualsiasi cosa a piedi ovunque, va da sé. Grazie mille, grazie a Nicolas Locori, bellissima storia, Oltre il Limite, il progetto di Ultra Triathlon, ce n'ha appena parlato. Grazie, in bocca al lupo. Grazie a tutti voi, grazie a voi, buona giornata.